Cari amici, continuiamo a parlare del piano strategico del commercio e lo facciamo questa mattina con lui, il consigliere comunale Cosimo Pellegrino. Intanto, grazie per averci scelto per questa intervista. Credo che sia quasi la replica, no? A quello che già sta accadendo con la professor Cenchi, con l'assessore Piscitelli e con il presidente di Piazza Gallupi, Massimo Lovino. Ecco, Cosimo Pellegrino, cosa da dirci oggi? Intanto ringrazio voi per l'ospitalità, ma diciamo che la mia è più che una replica, è quello dello svolgere il ruolo che mi compete da consigliere comunale. Sono stato coinvolto in questo discorso del piano del commercio perché dei commercianti mi avevano sollecitato a partecipare a degli incontri, in quanto già dal primo incontro l'assessore Piscitelli, il dirigente, avevano presentato a loro una comunicazione invitandoli a valutare questo piano del commercio da approvare urgentemente. Già questo è in discrasia con quello che è la legge regionale, perché la legge regionale dice che io sono abituato ad aggiornare sempre con le carte, la legge regionale dice che ci vuole la partecipazione di tutti per definire il piano. Anche perché il piano del commercio è un qualcosa che deve definire lo sviluppo della città. Se lo sviluppo della città non viene programmato in maniera attenta, la nostra città, che già è in crisi, non avrà un futuro. Allora, al di là di quelle che sono le associazioni nazionali, tutto quello che vogliamo, tutto va bene, però io sono sempre del parere che il territorio lo devono governare chi vive nel territorio. Perché chi vive nel territorio conosce tutte le problematiche presenti nel territorio. Allora mi chiedo, quando viene richiesto dagli artigiani lamentavano la mancata partecipazione loro agli incontri perché non erano stati invitati. In quella fase gli artigiani sollecitano l'assessore e il dirigente a diffondere questa notizia di partecipazione a tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale. Ed è giusto che sia così, perché il piano del commercio, tra le altre cose, prevede delle varianti al PUC. Se le varianti al PUC, che comunque passano dall'ambito del Consiglio Comunale, perché non coinvolgere da subito tutti i componenti del Consiglio Comunale? Però questo non è stato fatto. Nei vari incontri, quello che posso dire, sono state sempre delle negazioni a questo piano, perché il piano, al di là di tutto, è un piano dove si dice faremo, diremo, ma in concreto la realtà dello sviluppo non si vede. La tutela dei negozi di vicinato è assente, perché a mio parere i negozi di vicinato, come è strutturato il nostro negozio, sono la spina dorsale del commercio. Quindi vanno tutelati ad ogni modo, anche perché io devo vedere un attimo quello che dice la Regione, perché poi leggo una sentenza del TAR del Veneto, che dice: la Regione può a buon diritto limitare o confermare l'apertura di medie e grandi strutture di vendita, cioè quelle aventi una superficie di vendita superiore a 250 metri quadri, in base a imperativi motivi di interesse generali collegati alla razionale gestione del territorio. Cosa vuol dire? È una sentenza del TAR. Il TAR mi dice che io il territorio lo devo gestire e non devo danneggiare la realtà. Allora, quando parliamo poi, ho ascoltato l'intervista che voi avete fatto al dottor Landriscina, presidente della Confesercenti BART, che dice che noi abbiamo cambiato idea perché ci è stato poi presentato il progetto e quant'altro. Io dico, quando si cambia idea senza che ci siano delle varianti a quello che è stato proposto, io non è che dico che c'è la malafede, però francamente io mi sento sempre un attimo di dire, voglio capire. Allora, a questo punto lui dice di rappresentare gli interessi della categoria. Beh, io mi chiedo, ma quanti iscritti ha sul nostro territorio di Canosa questa associazione? Se lui rappresenta gli interessi della categoria, come mai la categoria dei commercianti si è opposta a questo piano e continua ancora ad opporsi?
Qualcosa non mi quadra, perché se rappresenti gli interessi della categoria, quello che tu fai deve essere approvato dai tuoi iscritti. Ma visto che c'è questa discrasia, perché? Qualcosa non va. Quindi automaticamente io ritengo che questo piano debba essere discusso in maniera approfondita. Ma non è che uno, come dice l'assessore, abbiamo fatto 8 incontri, 9 incontri, ma noi ne potremmo fare anche 20, perché alla fine l'importante è che quello che viene fuori non è dato dal numero degli incontri, ma dal contenuto degli incontri. Perché se non si discute, ripeto, con la gente, noi non andiamo da nessuna parte. La gente, le attività commerciali, specialmente nel settore alimentare, a Canosa, i negozi vicinato, sono in crisi. Non guardiamo il negozio che ha un settore particolare che magari non è intaccato dalla media grande struttura che apre, ma ci sono, noi dobbiamo guardare tutti quei negozi di vicinato che vengono intaccati da questa realtà. Cioè noi non siamo contro. Quindi quale sarebbe la tua proposta in merito? La mia proposta in merito intanto è che il piano deve prevedere concretamente quali sono le ipotesi di sviluppo dei negozi di vicinato e la tutela, perché oggi nel piano non c'è una previsione di sviluppo futuro a medio o lungo termine. Cioè il piano oggi non mi dice nulla, è un piano dove si parla di tutto ma di concreto non c'è nulla. Quindi ci vuole in realtà che questi negozi di vicinato, quindi incontrarsi con queste categorie, senza escludere chi ha la firma nazionale, io parlo dei locali, assieme agli altri, e trovare un'intesa comune, perché ripeto, l'intesa comune è quella che deve tutelare tutti quanti per lo sviluppo. Poi dico anche la leggerezza di come è stato gestito questo piano del commercio. Come si dice, la fretta fa fare i gattini ciechi, no? Come si può fare una delibera dove si dà l'incarico al presidente della Confartigianato per andare a firmare l'accordo con la regione, quando poi ci si accorge che non era lui che poteva firmare? Questa è una leggerezza amministrativa inammissibile, perché stiamo parlando di qualcosa di concreto, di serio. E la stessa leggerezza è stata utilizzata nel redare quello che loro chiamano piano del commercio, perché per quanto mi riguarda tutto è all'infuori con un piano che prevede lo sviluppo della città. Ecco, è stato detto anche per quanto riguarda l'area mercatale. Sì. Ecco, il mercato invece deve spostarsi in corso Garibaldi, in corso Garibaldi, ho detto bene, e poi vediamo anche il numero delle attività commerciali piccole, e quindi quelle di vicinato, che devono avere un numero ben preciso rispetto a quelle che poi potrebbero essere realizzate. Cosa ne pensi? Allora, io sono convinto che lo spostamento dell'area mercatale è necessario, perché la nostra città, lo sappiamo, ha una concentrazione di punti vendita che lavorano, tra virgolette ovviamente, che va da, parliamo, Piazza Imbriani a salire via Kennedy, poi la città è morta. Allora, il portare il mercato là, nella zona, come si diceva, via Opera, ovviamente con, prevedendo solo un'occupazione di un lato della strada, allungarlo verso il corso, serve a muovere quelle zone. È inutile che diciamo che siccome hanno fatto l'investimento nell'area mercatale di ampliamento non lo spostiamo. Allora, delle due l'uno: o dobbiamo guardare l'investimento e quindi fregarcene dei negozi di vicinato e quindi creare movimentazione, oppure salvaguardiamo il progetto. Ma quando si è fatto il progetto si è pensato a coinvolgere i commercianti e dire cosa ne pensate? Quindi la logica è sempre quella: l'amministrazione, se non ha una programmazione seria nel tempo, non può andare avanti, perché l'improvvisazione non porta mai a fatti concreti. Tra l'altro, poi oltretutto, visto che si dice l'area mercatale la dobbiamo utilizzare a posteggio, beh, la utilizziamo a posteggio per tutti i giorni della settimana, compreso il giovedì, e quindi io sono favorevole. Non si può a priori escludere, perché nessuna proposta fatta dai commercianti o assistito, nessuna proposta è stata accettata, né quella del mercato in corso Garibaldi, ma ce n'è anche delle altre segnalazioni, non sono state accettate. Io avevo detto, tra l'altro, che il piano del commercio del comune di Foggia aveva previsto degli orari e dei giorni di apertura. È stato detto che non è previsto, la realtà non è così, perché se io prendo la legge regionale di riferimento, la legge regionale di riferimento mi dice
Allora, gli orari, all'articolo 9, orari di apertura e di chiusura. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercizi, degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le associazioni e organizzazioni di cui l'articolo 3. È stato fatto questo? Quindi la legge, la regione non mi dice non è possibile, mi dice sedetevi intorno a un tavolo, fate una concertazione e discutete, perché in realtà la media azienda, la medio grande struttura ovviamente ha dei costi che può coprirsi il costo del dipendente la domenica, sa, ma noi dobbiamo pensare a chi sta chiudendo, perché alla fine noi diamo la possibilità di aprire una partita IVA. Poi tra l'altro a Canossa sono anche forestieri, quindi forse servono anche fuori, ma non discute di questo, però ne facciamo chiudere 10 o 20? Cosa facciamo? Allora, ripeto, il concetto focale è che noi dobbiamo fare in maniera che si crei un'operatività. Allora, la stessa cosa, il piano commerciale, il piano del commercio che non prevede, quanto dice la regione? Cioè la regione dice che bisogna anche puntare sulla formazione dell'esercente. Cioè, la formazione dell'esercente vuol dire dare idee innovative, perché non è detto che chi vende la frutta deve limitarsi a vendere la frutta a peso. La frutta. Si può anche far vendere la frutta trasformata in qualche maniera, però questa gente va formata ed è prevista nel piano. Ma il piano comunale, nella legge è previsto, ma il piano comunale non lo prevede. E poi siamo sempre lì. Canosa ha bisogno di una reale trasformazione. Io sapete, sono candidato sindaco, ho predisposto per esempio per Piazza Galluppi un progetto che è qui, se lo può riprendere. Si può riprenderlo intanto. Questo progetto prevede al centro dove oggi, io dico il carcere perché mi sembra un carcere, dove oggi ci sono le mura all'abbattimento, viene creato una specie di anfiteatro coperto, le strutture di vendita che sono da questa parte vengono riportate nella piazza e tutte le altre strutture si devono creare in movimentazione. Quindi la macelleria deve organizzarsi in maniera diversa, agevolare l'apertura di locali, pub, cioè quello deve essere un centro vivo che poi è quel centro che dà sviluppo alle altre cose. Noi già su questa logica ci stiamo muovendo, perché la città ha risorse per svilupparsi. Quindi il piano del commercio di queste cose deve tenerle conto. Se il dirigente o l'assessore magari facevano vedere ai commercianti qualcosa di più concreto, forse il discorso avrebbe preso delle pieghe diverse. Ma oggi io giro, la gente mi chiama e dice noi qui forse domani abbassiamo la crescita. Non riusciamo ad andare avanti. Abbiamo avuto cali del 50-60%. Questo è grave e non si può consentire. Poi dico e aggiungo e termino perché non voglio neanche dilungarmi più di tanto. Quando diamo le autorizzazioni per le aperture delle medie e grandi strutture, quando si usa, io lo chiamo escamotage, quello dell'area di parcheggio nei 300 metri, poi è compito dell'amministrazione di verificare che realmente queste aree di parcheggio vengono utilizzate. Io oggi alle 11.35 ho fatto un giro presso Corso Garibaldi, ho visto le aree di parcheggio della struttura, se volete vi faccio vedere le foto, cioè, certo. E questo è inconcepibile. Allora dico, questa è l'area di parcheggio, se riesce a riprenderla, ecco. E poi vediamo quella al chiuso, perché e questa è l'area di parcheggio al chiuso. Di cosa parliamo? Questo a che ora? 11.35 di oggi. Quindi come, siamo sabato, Certo. Come tuteliamo noi il negozio vicinato? Dicendo apri ma poi non ti controllo? Questo non è ammissibile. La città deve imporsi delle regole e quindi le regole poi sono quelle che vanno fatte rispettare. Pertanto io invito l'amministrazione, come ho già sollecitato nel corso della riunione dei capigruppo la volta scorsa, di indire un incontro, ma più incontri, ma aperti, a chiunque, perché anche il cittadino deve avere il diritto di dire la sua.
Il cittadino deve dire: io preferisco andare a comprare un qualcosa nel negozio dove parlo con l'esercente, oppure dice no, non mi interessa. Quindi ognuno deve dare il suo parere organizzativo della città. Ho fatto l'esempio del cittadino, ma riducendo ai minimi termini. Ovviamente quando si fanno gli esempi è per apportare situazioni propositive per migliorare tutto quello che è la nostra città. Quindi un progetto completo a lungo termine, ma che abbia dei presupposti certi di come, quando e dove otteniamo i risultati. Va bene. Grazie Cosimo. Grazie a te. E alla prossima. Ok, grazie.